Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. In casa viola, dopo i tribolati giorni successivi alla sfida con la Juventus, arrivano buone notizie, almeno per quanto riguarda il terzino sinistro Biraghi. La società ha proposto il rinnovo del contratto al ragazzo fino al 2022, con il giocatore ex Pescara ed Inter, che guadagnerà 1 milione di euro a stagione. Nella sfida con il Sassuolo, il difensore, tra l'altro, taglierà un primo importante traguardo in maglia viola, raggiungendo le 50 presenze in gigliato tra campionato e Coppa Italia. Per continuare a sperare nell'Europa, a gennaio Corvino cercherà di rinforzare la squadra. I nomi più importanti arrivano per rinforzare proprio il reparto d'attacco, con Stepinski e Muriel che sono i primi indiziati per dare sostegno al ciurito Simeone, che cerca ancora l'appuntamento con il gol, che manca da quasi 3 mesi. Per Fiorentina1.com, Vincenzo Pennisi. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.